Grande spettacolo a Pescaiola per la corsa record in Ennea Day, dove oltre 200 atleti hanno partecipato tra gare dei metri 200, gare in circuito di 6 km, competitiva e non competitiva. I primi a partire una ventina di bambini dai 2 anni ai 10 che dal passaggio a livello di Pescaiola hanno raggiunto il traguardo. Poi è stata la volta del settore giovanile più strutturato e degli adulti, donne e uomini, in cui si è visto anche delle performance discrete, tra cui Giulia Mazzini dell'Alga ottenere il miglior tempo femminile con 24 secondi, mentre in quello maschile Lorenzo Dini, sempre dell'Alga, con 22 secondi e 18. Si deve considerare che la gara era circa 200 metri e che era anche un percorso favorevole. Comunque è stata una bella kermesse di atleti giovani ed adulti. Poi è stata la volta della gara in circuito, molto spettacolare, di 1,5 km da ripetersi 4 volte tra via Benedetto Croce e piazza Andromeda. In campo maschile, Graziano è riuscito a tagliare il traguardo della corsa record con il tempo di 19 minuti e 7 secondi, secondo Annetti staccato di 16 secondi e Tartaglini di 35 secondi. Nel settore femminile, Del Brano ha vinto con un vantaggio di 1 minuto e 10 su una vivace e scoppiettante Nicoletta Sanarelli e una rinnovata Antonella Sassi.